SAP da sempre è impegnata nel tema della sostenibilità. Questo è il secondo building, il primo è stato lanciato in Brasile, in SAP Brasile, quindi di fatto c'è un costante investimento nel breve periodo, nel medio periodo di estendere questa attività nel concetto della sustainability in buona parte dei building SAP. Il sito più importante che abbiamo è questo di Vimercate, sito che abbiamo acquisito nell'agosto del 2007. Un sito con potenziale importante perché oggi celebriamo l'inaugurazione del primo edificio, ne costruiremo ancora almeno 4 di questi edifici, in un universo temporale diciamo medio-lungo, che può andare dai 5 ai 7 anni per completare tutto il parco, dipende dalla velocità della commercializzazione. A breve lanceremo il secondo edificio, che per quanto riguarda metri quadri è più o meno equivalente a questo. Sarà il primo edificio certificato LEED Gold in Italia, quindi diciamo l'obiettivo che ci siamo posti è un obiettivo decisamente ambizioso. La forza che ha il LEED, secondo me, è quello che trasforma una certificazione obbligatoria in una certificazione volontaria. La caratteristica del LEED è proprio quella di tenere in considerazione una serie di fattori che non sono solo quelli energetici, quindi anche i metodi di progettazione, i metodi di costruzione, i materiali utilizzati lo sono. Il criterio generale dell'involucro, che non è solo quello di essere performante dal punto di vista energetico, ma è anche quello di essere performante dal punto di vista della qualità dell'ambiente del lavoro. Gli impianti sono fatti anche questi con un sistema estremamente evoluto, gli impianti meccanici, quindi il condizionamento e il riscaldamento, usiamo l'acqua di falda per far marciare delle macchine che si chiamano pompe di calore, le quali pompe di calore contemporaneamente usano l'acqua di falda come per la condensazione e producono del fluido freddo o caldo a secondo delle necessità. Gli obiettivi del progetto erano quelli di creare un ambiente di lavoro che favorisse l'attività dei dipendenti secondo i modelli di lavoro di SAP Italia. In questo senso abbiamo studiato una serie di spazi di lavoro, di postazioni modulari, con possibilità di riconfigurazioni molto rapide in linea con le crescite della società e con lo sviluppo appunto di SAP. Intorno a queste postazioni abbiamo immaginato una serie di aree di supporto che nel loro insieme hanno una serie di caratteristiche innovative, nel senso le sale meeting sono tipicamente in tutti gli uffici, ma il mix di sale ad uso brainstorming, aree informali, sale meeting, family room, video conference, audio conference e quant'altro non è usuale trovarle all'interno dello stesso building, nello stesso progetto. La nostra idea era quella di riuscire a generare un ambiente di lavoro caldo ed accogliente per le persone SAP e quindi sui vari piani di lavoro sono stati introdotti dei materiali, delle moquette con dei toni di beige molto caldi, stessa cosa per gli arredi. Mentre la parte customer, molto più brandizzata, abbiamo optato per delle colorazioni brand SAP, quindi i blu e i gialli. Di nuovo ci sono, se vogliamo, gli spywall, che sono queste pareti divisorie tra le postazioni di lavoro, che sono pareti cablate, quindi hanno un interasse costante, rimarranno fisse all'interno dello spazio, e le postazioni invece freestanding saranno riconfigurate e daranno la possibilità di generare spazi di lavoro differenti all'interno del medesimo passo di spywall. Roberto Cereda, socio fondatore di Lombardini 22, siamo società di progettazione architettonica e impiantistica e nell'intervento qui di Energy Park abbiamo lavorato in collaborazione per lo studio Garretti per tutto lo sviluppo della parte impiantistica elettrica e meccanica. Lombardini 22 nasce nel 2007. Siamo circa ormai una novantina di persone e curiamo tutti gli aspetti della parte edilizia relativa a interventi su terziario, commerciale, hospitality.
Sul progetto in particolare di Energy Park abbiamo cominciato a lavorare nel 2008-2009 con lo sviluppo del progetto, e che ha portato alla conclusione delle opere più o meno verso la fine del 2010. Abbiamo sviluppato tutte quelle che sono state le soluzioni impiantistiche che ci hanno permesso di garantire un'efficienza molto elevata. In primis il sistema di produzione, quindi abbiamo utilizzato delle pompe ibride polivalenti, condensate aria-acqua, questo perché avevamo la disponibilità di acqua di falda, e tutta la parte di distribuzione e di controllo monitora e controlla tutte le funzioni degli impianti di condizionamento. Questo permette di controllare innanzitutto i consumi e di monitorare anche situazioni che possono essere potenzialmente critiche in caso di guasti piuttosto che di malfunzionamenti. Il sistema che abbiamo previsto per quanto riguarda l'Energy Park è un sistema aria primaria e fancoil 4 tubi, e che si taglia perfettamente sia per il tipo di utilizzo che per proprio la tipologia di profilo di carico all'utilizzo di macchine polivalenti, che permettono di garantire contemporaneamente caldo e freddo, elevando notevolmente l'efficienza dei gruppi, perché possono produrre questi due fluidi sfruttando proprio la tecnica della polivalenza. L'edificio è stato certificato LEED Platinum. LEED Platinum è il primo edificio in Italia con questo tipo di certificazione, è stata ottenuta nel dicembre 2011, e diciamo che la cosa che più ci piace è il fatto che a livello di costi non ha generato dei costi superiori a un intervento simile con la stessa tipologia di funzione e di destinazione.